La parola di vita di novembre 2022 è tratta dal Vangelo di Matteo al capitolo 5, versetto 7 ed è una delle nove beatitudini, dove Gesù dice: «Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia». Nel Vangelo di Matteo, il discorso della montagna si colloca dopo l'inizio della vita pubblica di Gesù. La montagna viene vista come simbolo di un nuovo Monte Sinai, sul quale Cristo, nuovo Mosè, offre la sua legge. Nel capitolo precedente si parla di grandi folle che cominciarono a seguire Gesù e alle quali egli indirizzava i suoi insegnamenti. Questo discorso viene invece donato da Gesù ai discepoli, alla comunità nascente, a quelli che poi saranno chiamati cristiani. Egli introduce il Regno dei Cieli, che è il nucleo centrale della predicazione di Gesù, di cui le beatitudini rappresentano il manifesto programmatico, il messaggio della salvezza, la sintesi di tutta la buona novella, che è la rivelazione dell'amore salvifico di Dio. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Cos'è la misericordia? Chi sono i misericordiosi? La frase viene introdotta dalla parola beato, beati, che significa felice, fortunato e assume anche il significato di essere benedetto da Dio. Nel testo, tra le nove beatitudini, questa si trova al posto centrale. Esse non vogliono rappresentare dei comportamenti che vengono premiati, ma sono vere e proprie opportunità per diventare un po' più simili a Dio. In particolare, i misericordiosi sono coloro che hanno il cuore ricolmo d'amore per Lui e per i fratelli, amore concreto che si china verso gli ultimi, i dimenticati, i poveri, verso chi ha bisogno di questo amore disinteressato. Misericordia, infatti, è uno degli attributi di Dio. Gesù stesso è misericordia. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Le beatitudini trasformano e rivoluzionano i più comuni principi del nostro pensare. Esse non sono soltanto parole consolatorie, ma hanno il potere di cambiare il cuore, hanno la potenza di creare una nuova umanità, rendono efficace l'annuncio della parola. Occorre vivere la beatitudine della misericordia anche con se stessi. Riconoscersi bisognosi di quell'amore straordinario, sovrabbondante e immenso che Dio ha per ciascuno di noi. La parola misericordia deriva dall'ebraico rehem, grembo, ed evoca una misericordia divina senza limiti, come la compassione di una madre per il suo bambino. È, dice Chiara Lubick, un amore che non misura, abbondante, universale, concreto. Un amore che tende a suscitare la reciprocità e che è il fine ultimo della misericordia. E allora, se abbiamo ricevuto qualsiasi offesa, qualsiasi ingiustizia, perdoniamo e saremo perdonati. Siamo i primi a usare pietà, compassione. Anche se sembra difficile e ardito, chiediamoci di fronte a ogni prossimo come si comporterebbe sua madre con lui. È un pensiero che ci aiuta a capire e a vivere secondo il cuore di Dio. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.
raccontano un padre e una madre. Dopo 2 anni di matrimonio, nostra figlia e suo marito hanno deciso di separarsi. L'abbiamo accolta di nuovo nella nostra casa e nei momenti di tensione abbiamo cercato di volerle bene avendo pazienza, con il perdono e la comprensione nel cuore, conservando un rapporto di apertura nei suoi confronti e con suo marito, soprattutto cercando di non avere giudizi. Dopo 3 mesi di ascolto, di aiuto discreto e di tante preghiere, essi sono tornati assieme con nuova consapevolezza, fiducia e speranza. Essere misericordiosi, infatti, è più di perdonare, è avere un cuore grande, non vedere l'ora di cancellare tutto, di bruciare completamente tutto ciò che può ostacolare il nostro rapporto con gli altri. L'invito di Gesù a essere misericordiosi è offrire una via per riavvicinarci al disegno originario, perché possiamo diventare quello per cui siamo stati creati, essere ad immagine e a somiglianza di Dio. Beati misericordiosi, perché troveranno misericordia.